Secondo me fantastico. Eccoci, credo che Ciao. siamo partiti 3, 2, Vai. 1. Daniele, tu sei molto più bravo a fare il lancio da Oh DJ, ti yeah. prego, fammelo. Sono un DJ nato, fantastico. Wild Radio, Wild TV con Emanuele Piccardo a parlare di radicalismi. Quale ospite migliore per parlare di questo tema e argomento? Siamo in diretta Instagram, ma siamo in diretta anche su Facebook. Chi volesse seguire la diretta e vedere tutti e tre gli ospiti si collega su Facebook alla mia pagina, segue il link e ci può sentire. Un saluto a tutti quanti, seguitemi se avete bisogno, volete intervenire, fate domande, fate osservazioni. Man mano che la diretta va avanti, io leggerò sullo stream e quindi potrò interloquire con i nostri amici Mattia e Emanuele per porre le vostre domande. Ci vediamo su Facebook, eccoci qua, ciao. Eccoci allora. Ciao Mattia, ci Emanuele, siamo? Sì. intanto grazie Emanuele, ringraziamo il nostro ospite. Come Quanto stai? tempo? Bene, voi? Bene, Bene, bene. bene. Allora, come va questa pubblicazione delle testate dei tuoi libri su Instagram? Vedo delle cose bellissime. Sì, mi volevo fermare a 100 sui fondamentali, però mi è presa Sai un po' com'è la Mirti? mano. Che finisce a 20, poi decide 40, poi 2000, poi 3 milioni. Speriamo che Mirti non ci faccia vedere sempre i cieli nuvolosi di Milano, ecco, ogni tanto Noioso, qualche cambiamento. noioso. Allora, vi trovo in Senti, allora. palla, vi ho seguito un po' la volta scorsa, ero interessato alla diseducazione, ho anche un po' commentato, poi avevo un altro impegno e non ho seguito fino in fondo, però bello, vi faccio i miei complimenti, siete sempre bravi, due utopici realizzati. Senti, io poi ho seguito la trasmissione invece di Genova radiofonica, alla quale ci hai invitato il giorno dopo. Beh, Di anche in Good quell'occasione lì Morning. avete parlato un po' di educazione, dell'innovazione, dei modelli educativi e come rendere l'educazione parte del rinnovamento di una città. Quello è stato un pezzo bello, interessante, molto vivo, l'ho molto apprezzato. Bello, bello, veramente un'esperienza Grazie, grazie. gigantesca quella lì. E quella è un'esperienza che fa questo gruppo che si chiama Good Morning Genova, che è una radio di comunità che nasce dal CESTO, che è una cooperativa sociale. E che ha recuperato uno spazio che è dedicato a Lele Luzzati, lo scenografo, che si chiama Giardini Luzzati. È una specie di piazza nel centro storico di Genova, vicino a Piazza delle Erbe, vicino alla Facoltà di Architettura di Gardella, e che è l'unico spazio dove tu puoi andare con i bambini piuttosto che i giovani, e oltre all'aspetto ludico c'è anche tutto l'aspetto sociale di aiuto, ascolto, anche nei confronti dei migranti, e io l'ho individuato un po' come uno spazio adesso di avanguardia, nel senso che, o per riprendere il tema del radicalismo, di neoavanguardia, perché la radio è nata, in realtà è nata durante il lockdown, e come un'esperienza di trasmissioni video in streaming, che poi si è trasformata in radio, e con Camilla Ponzano facciamo questa trasmissione. Tra l'altro ne approfitto, domani sarà la sesta puntata di Alta Pressione, e il tema, il titolo è L'arte che gira intorno. Quindi abbiamo preso il tema della canzone di Ivano Fossati, no? Soprattutto per quel ritornello che dice, no? Che noi che nella testa abbiamo quel maledetto muro, no? Che magari non è quello quadrettato che ci piace a noi, ecco. Quel Oh, coso Madonna. bianco con i quadretti. Ragazzi, saluto un po' di ospiti su Instagram, per esempio Bruno Darò, che non so chi sia, ma immagino, il quale ci teneva Papà, molto a seguire è un omonimo, è un omonimo. questa diretta. Ciao Bruno, piacere di conoscerti. Adesso poi, ecco, se Mattia si riconnette, che si è Mi sono disconnesso, lo sconnesso. vedi, vediamo un po' se riesco ad inviarlo. Ah, mi Vediamo. dispiace. Certo, se ci fosse anche Carlotta da Rosa, sarebbe proprio una Ah, beh, meraviglia. completo, Carlotta è zero completo. È zero social. social, però ha una sana vena radicale, perché io l'ho conosciuta forse Beh, prima di te su quello. sì, decisamente, decisamente. Però appunto voi siete, in questo siete similari, lo dicevo prima a Daniele, cioè nel senso che cercate di accademizzare i radicali, cosa che io trovo insostenibile, perché come si fa ad accademizzare i radicali? Cioè proprio vuol dire negare tutto un percorso, in fondo, che proprio si muoveva
con presupposti anti-accademici totalizzanti. Sì. Diciamo, il vostro rapporto forse è Sì, storico. più storico-critico. Io penso che, almeno da quando ho iniziato a studiare i radicali, che era il 2005, sono andato avanti fino al 2017, poi diciamo che sono guarito. Sono guarito e che quindi adesso per fortuna non me ne occupo più, è stata una parte importante della mia vita, l'architettura radicale. Ma quello che mi ha interessato che mi interessava dei radicali era la capacità di esprimere attraverso la performance, l'happening, quindi fuori dall'architettura, quindi di diseducare, no? Esatto. Rispetto a una educazione mainstream e di guardare al mondo con occhi nuovi e soprattutto senza nessun filtro o senza un filtro ideologico che, no, ti consentisse di avere un po' i paraocchi. E invece soprattutto quelli a cui sono stato più legato, Ugo La Pietra, Lapo Binazzi degli UFO, e questo mi lega anche alla Daniele, alla sua formazione in interaction design a Ivrea, Stefano Mirti, il gonfiabile, com'è che si chiamava più? Ciccio. Ciccio, e a tante cose che sono accadute in quegli anni, erano i primi anni 2000, quindi quando ci siamo conosciuti, è più o meno lo stesso periodo in cui ho conosciuto Mattia, perché io ho vissuto a Roma dal 2003 al 2006, e quindi diciamo che ritornare a Roma oggi ogni tanto mi fa ripensare di quanto la città si è trasformata, non sempre in positivo, e quella Roma lì che ricordavamo prima, no, Mattia, la Era visita di un'altra Veltroni alla Casa dell'Architettura cosa. e poi il Certo, blackout della serie a Veltroni, porti sfiga? oh. No. Senti, me lo fai vedere il libro di prima? Sì, Ce lo fai vedere il libro di prima? il libro di prima è un regalo che mi ha fatto, che si chiama Radici Radicali, che riguarda Wow. un collezionista genovese che si chiamava Enrico Pedrini, un farmacista, che appunto aveva collezionato le opere soprattutto degli UFO e di Pettena, e che aveva prodotto questo lavoro nel 2009. Quindi parliamo già e ci sono appunto alcune delle cose, le casette ANAS degli UFO, il giro, ad esempio, questo è un pezzo del Bamba Issa, la discoteca Forte dei Marmi, perché era di proprietà di Titti Maschietto, uno dei componenti del gruppo, oppure anche tutte le. Perché a proposito di gonfiabili, avevano realizzato la casa ANAS gonfiabile, che poi adesso credo che non Senti, su sia, l'aveva ricostruita il questo volevo Pepeci. ingaggiare una piccola riflessione. Io, per esempio, in maniera molto disubbidiente, anziché prendere come riferimento, per esempio, tutto questo mondo qui relativamente ai gonfiabili, bello, mi sono Era documentato. un messaggio subliminale per Mattia. Ci arriviamo, perché ne abbiamo parlato. Che cos'è? Un coso rettangolare, quadrotto. Senti, insomma, scusa, ti volevo dire che, allora, per essere un po', come dire, alternativo e trasgressivo, non ho mai preso come riferimento, come dire, la cultura, la controcultura italiana per i gonfiabili. Invece ho preso come riferimento questi signori qui, gli Ant Farm. Allora, in questi giorni ho molto riflettuto su questa cosa del radicale, no? E allora ho detto, ma insomma, io nella mia esperienza ho costato. Vabbè, tu c'hai quello, io c'ho questo. Facciamo come Carlo Verdone, guarda. Vieni. No, io non sono Wow, è preparato. così non vale, così non vale. Sono le pizze di appoggio. Però Mi guarda, distruggo, guarda. questa. Ah, ma quello è facile, ce l'ho pure io. Ma quello lì è nuovo. Questo non ce l'ha nessuno. Questo non ce l'ha nessuno. No, Inflate Cookbook. quello ce l'ha Bruno Questo. Orlandoni. Bruno Orlandoni ce l'ha. Allora, questa cosa è divertente perché le radici del movimento radicale, che appunto è un movimento che se lo storicizziamo c'ha tutta una serie di regole, eccetera, in realtà risiedono, per quello che mi riguarda, appunto in tutti quegli esempi, quelle prove, quei tentativi di essere dissacranti o comunque di essere sempre un po', come dire, non alternativi, ma irregolari rispetto al mainstream. Allora,
Mi ricordo che quando ero a Parigi e facevo Ivrea, facevo tante cose, andai alla biblioteca Kandinsky e c'era la copia di questo librettino qua. Io mi feci, non dirlo a nessuno, mi raccomando, una richiesta falsa per entrare dentro la biblioteca per andare a fotografare questo libro. Infatti, queste sono le copie del primo libretto, una delle prime versioni di questo libro meraviglioso, che era un DIY, un do it yourself. Quindi anni 70 eravamo proprio nel fare da soli. Quello che Totale. sì, che era un modo di innovare. E mi ricordo anche che c'è stato recentemente Riccardo Luna, che appunto questo giornalista che lancia le innovazioni tecnologiche, eccetera, eccetera, che parlava proprio di questo: che il DIY legato all'elettronica, agli Arduino, alle stampanti 3D, cioè a tutto quel mondo particolare, in realtà è un modo per dire: vabbè, insomma, scansatevi tutti, non c'ho bisogno di andare all'università o di studiare formalmente. Ma imparo le cose da solo e quindi posso realizzare i miei sogni e le mie, come dire, innovazioni in maniera autonoma. E io però entrerei un po' nel vivo della discussione su queste faccende, perché diciamo che abbiamo proposto con Mattia due parole, diciamo, no? Mattia proponeva questa parola all'estremismo, il radicale come estremo. Io invece cercavo di forzare un po' la discussione sul tema del, anziché l'estremo, che è centrifugo, sull'idea della, come dire, della radice, della ricerca proprio dell'identità e dell'essenziale, che invece è più centripeto. E secondo me possiamo partire da questo, che è stato un po' il primo punto, diciamo, di discussione che abbiamo postato anche su Facebook. Sicuramente, come ho scritto, l'idea di parlare di radicale, di andare alla radice delle questioni, è sicuramente un aspetto che a me interessa molto. Però è vero che l'essere radicale ieri come oggi ti fa stare ai bordi e ti fa stare agli estremi, perché comunque non sei disponibile al compromesso o comunque la mediazione tra fare il compromesso e non farla, cioè lo spazio di azione che uno ha è molto stretto. Io personalmente l'ho vissuta sulla mia pelle, nel senso che sono sempre stato molto autonomo, indipendente e radicale, ma questo forse dipende anche dal mio carattere, dal fatto che sono schietto, diretto, non riesco, diciamo, ad avere un pensiero subdolo, no? Non riesco ad avere un pensiero che non sia, cioè, in questo mi ritrovo anche nell'etica as found di Smithson, no? Che Anna Rita Emilia ha analizzato nel suo libro Pure Semplice, cioè di una chiarezza di intenti, perché poi alla fine anche nell'architettura colta, definiamola così, le ambiguità sono sempre foriere di problemi, perché poi non capisci, no? Non capisci che cosa un architetto vuole fare. In fondo, gli ex Team Ten e neobrutalisti ci hanno fatto capire che guardare alle Corbusier e a Mies per la loro onestà nel mettere in evidenza la struttura, soprattutto Mies, no? Le travi di acciaio che ti fanno capire che cosa è portante e da cosa non è portante, che cosa è. E invece questo cozza e quindi è radicale completamente col discorso della pelle dell'edificio, no? Che è una specie di escamotage per nascondere, un po' come se fosse il controsoffitto, no? Adesso poi è una roba più fighetta, la chiamiamo pelle perché è una questione anche di dimensione, no? È di spessore. Però mi ricordo tanti anni fa una visita da studente al PAC di Ignazio Gardella, con ancora Gardella vivente, e ero rimasto colpito dal modo in cui aveva incastrato i neon in queste specie di cordoli. E ho detto: ma guarda te, cioè negli anni 50, cioè per far la luce, no? Cioè di trovare delle. E questo l'ho anche letto come una sorta di, diciamo che Gardella era un paraculo, come tanti altri architetti del suo periodo, però come una cosa molto, molto chiara, no? Faccio un esempio un po' storico, però in fondo essere radicale significa, non è vero che essere radicale è il bianco e il nero, ma è proprio andare alla radice dei problemi e cercare di capirli e di elaborare un pensiero critico. Questo è secondo me. E quello che dicevi tu, Daniele, sul guardare alla controcultura giovanile,
americana piuttosto che inglese, secondo me è stato proprio il fulcro di quello che è stata la neoavanguardia architettonica o architettura radicale o superarchitettura che si è sviluppata a partire dal 66 in Italia con quella famosa mostra a Pistoia, appunto della superarchitettura fatta da Archizume Superstudio. E secondo me il fatto che noi poi siamo, diciamo, dei fans del gonfiabile, che mi ricordo anni fa sono stato nella periferia di Parigi a trovare Hans Walter Müller, che vive dentro un gonfiabile nel bosco. Ora non so, era già anziano all'epoca, quindi non so se è ancora vivo, non ho idea. Però mi ricordo di questo vecchietto che, venendo dalla Germania, è stato uno dei precursori, no, del gonfiabile. E anche un altro personaggio fortissimo, Jean-Paul Jungmann, di Utopie Group e dell'altro gruppo Areoland, anche loro dedicati ai gonfiabili. E tra l'altro adesso volevo cercare di mostrarvelo, poco tempo fa ho comprato il catalogo della mostra sui gonfiabili del 68 al Museo d'Arte Moderna, e dove appunto anche lì l'uso del gonfiabile, no, che sembra una roba, no, dice ma perché il gonfiabile, in realtà dimostra come attraverso queste strutture temporanee e effimere puoi avere un modello abitativo alternativo, e questo secondo me è la grande forza dell'architettura radicale. Poi c'è da dire, e qui mi taccio, che non tutto quello che è stato architettura radicale, a mio avviso, ha mantenuto quella sperimentazione, quel livello, perché diciamo l'onda postmoderna in un qualche modo, no? Blanzi ne aveva scritto nella generazione esagerata, dicendo che i superstudio erano dei postmoderni prima del postmoderno, e in un qualche modo, cioè al di là delle arrabbiature dei singoli, non è che ci è andato tanto lontano, nel senso che anche di Archizume si potrebbe dire la stessa cosa, la fine che ha fatto Natalin dal punto di vista architettonico va in quella direzione. La domanda che mi faccio e vi faccio è: ma se noi avessimo vissuto quegli anni, forse saremmo stati postmoderni anche noi, non lo so. Nel senso che, tutto sommato, io sono più preoccupato, adesso che sto entrando di più dentro il tema del postmoderno, non tanto del postmoderno della tendenza, al netto delle educazioni molto quadrate dal punto di vista universitario, ma di quel postmoderno inconsapevole che ha punteggiato il paesaggio italiano, quello delle villette con gli archetti e le colonne, che non raggiunge quel livello comunque di maturità che, no, gli architetti invitati da Portoghesi nella Biennale dell'80 avevano. Con questo mi dissocio da quel tipo di architettura, però faccio un ragionamento, no? Non lo so cosa ne pensate voi. Era per cercare... guarda, io ti vengo subito dietro, anche se devo dire che il mio tentativo di riportare il tema sugli estremi era per allargare di più il discorso, anche in un ragionamento che però sono sicuro che ci sarà modo di fare, di queste sperimentazioni che stiamo facendo con Daniele, in cui secondo me il problema degli architetti poi, no, è nell'essere troppo attaccati al disciplinare, ed invece, ma proprio lo dico proprio per divertismo, cioè in questa cosa in cui poi ognuno di noi ha dei contatti che sono invece molto diversi e diversificati, mi piaceva cercare di giocare anche appunto sul problema della radicalità in senso molto ampio e diffuso. Però, siccome hai detto delle cose molto, secondo me, molto stimolanti e molto interessanti, non mi sottraggo dal mio essere architetto e dalla mia specificità. Pensa che non l'avevo capito, adesso ho capito, cioè tu sei un modernista dei radicali. Io per me non ho proprio ombra di dubbi. I radicali, ma certo che sono postmoderni, cioè, ma non, noi finiremo questo revival dell'architettura radicale quando si parlerà di Natalini, comprensivo della sua attività da architetto. Ma di che stiamo a parlare, esatto, se no? Perché se no non le capiamo le cose. E se posso, anche delle farmacie di Toraldo di Francia. E anche delle farmacie di Toraldo di Francia, ma per forza di cose, ma se questo quindi...
Ma per forza i radicali sono i primi postmoderni perché inventano l'architettura sulla comunicazione, cioè è quello che potevano fare, no? Ovviamente. E sappiamo bene che il postmoderno è quella roba lì, vale per tutte le discipline. Qui allarghiamo, ricordiamoci che cos'è il postmoderno, non in architettura, ma nella cultura internazionale, da Umberto Eco a Pincio, insomma, eccetera. Però il discorso è questo, tra l'altro, e su questo è un problema veramente nostro. Non si può considerare l'architettura postmoderna il capitello. Questo è un errore, a mio avviso, di pensiero, ma atroce, terribile, terrificante. E pensa che mi ha portato questo dilaniarmi anche a me sul ritornare sull'architettura postmoderna, mi ha portato a difendere portoghesi, alcune cose di portoghesi, perché per esempio per me le ville di portoghesi degli anni 60 sono dei capolavori, sono assolutamente eccezionali, delle piante, ma di una bellezza che proprio, ma magari le sapessi fare, diciamo, in qualche modo. Allora, da questo punto di vista, e per questo dico, purtroppo gli architetti spesso si abbassano al livello di un guizzo stilistico che chi se ne frega, perché fortunatamente ambiamo, poi non so se ci riusciamo, però ambiamo ad essere qualcosa di più, ad avere un minimo di pensiero, di tentativo di partecipare a un dibattito culturale, di affrontare le questioni rispetto al sociale, alla politica, a tutto ciò che circonda, insomma, il nostro fare. Ed è per questo che non ho, appunto, io sono contento che siamo arrivati subito a questo punto, cioè, ma veramente non ho nessun dubbio che l'architettura radicale sia postmoderna, e per questo però ribadisco che poi appunto il discorso, il postmoderno, sappiamo che è un copia e incolla in continuazione, no? Questo mi Ma riferisco a ora quelle. voglio fare una battuta, ma anche il lavoro di Colas, se vogliamo, è un copia e Cavoli, incolla. Non prende cavoli. il timpano e la trabeazione, Ma prende la finestra nastro di Le prende le Corbusier. avanguardie, certo, prende le Onikoff. Dipende da cosa noi intendiamo Certo. per postmoderno, se siamo tutti postmoderni come età anagrafica, ovviamente. Indubbiamente, adesso perché sto ragionando su un nuovo libro insieme ad Alessandro Lanzetta sull'architettura e il conflitto per la Manifesto Libri, e mi sto rendendo conto che, cioè, nel momento di crisi dell'architettura, che ha coinciso con l'avvento della tendenza, no? Quindi siamo e con il postmoderno, quali erano le alternative per un architetto dal punto di vista del linguaggio e delle forme? Cioè, o andavi nella direzione di Cedric Price, quindi dell'high-tech, no? Perché possiamo dire che Cedric Price è stato il precursore dell'high-tech, Certo. no? A cui hanno guardato Piano e Rogers quando hanno fatto il Pompidou. Poi sappiamo, certo. Oppure riproporre un tardo modernismo, secondo me fuori tempo massimo, fuori da. O se no avevi il postmoderno. Cioè, non è Non che. Poi c'avevi leggevo le recentemente. alternative, Recentemente leggevo un'intervista che Lea Katrin Schatzka ha fatto a Rem Koolhaas, che è stata pubblicata su Art Tribune, in cui lui, alla domanda sulla Biennale dell'80, lui risponde che il postmoderno per lui non era un'operazione intellettuale. Cioè, chi ha partecipato ha pensato che fosse un'operazione intellettuale. In realtà lui dichiara che il postmoderno è una manifestazione del mercato. Cioè, l'architettura del postmoderno è una manifestazione del mercato. E tutto sommato ha ragione, perché poi lo sviluppo, no, delle città, dei centri commerciali, anche recenti, anche quelli fuori tempo massimo, a Roma, no, si sa, no, che voglio dire, i vari outlet village che ripropongono, no, l'archetipo dell'architettura romane. Cioè, è il mercato comunque che, quello diciamo, siamo nelle fasi. già in fase però trash moderno. Adesso noi siamo passati al trash moderno, che è un altro momento storico. Però diciamo che non trovo una. Non posso essere in disaccordo con Colas se mi colloca quel tipo di approccio come un approccio che poi magari
soprattutto in America, perché io credo che poi in Italia non ci sia stata la forza per far sì che questi architetti diventassero, diciamo, dei profeti del mercato, no? Perché poi alla fine forse è giusto Natalini in un qualche modo, però non lo stesso Portoghesi Beh, ma la scelta di Natalini, guarda caso, oggi assistiamo ad un'altra scelta molto similare di un altro fiorentino, no? Che sta, diciamo, in qualche modo influenzando gli esiti del nostro paese. È una scelta radicalmente postmoderna, cioè nel senso che neanche ci sto a pensare, che devo fare, quale cosa volete, io vi faccio comprate la mia roba, cioè mentre diciamo in Colas c'è ancora una voglia in qualche modo scardinante, provocatoria, di tentativo di conflittuale, ecco, con più conflittuale. Il fiorentino dice qual è il mercato che devo prendere e faccio quello. Insomma. Adesso appunto tutte le similitudini, lascio le Di analogie, fatto diciamo. si può dire tutto di Colas, ma non si può certo non affermare che sia il teorico degli ultimi 30 anni. Cioè, non Eh beh, trovo certo. altri architetti che abbiano avuto una capacità di sintesi come, che poi gli è anche andata contro, no? Perché poi adesso c'è questo innamoramento per il countryside, la campagna, eccetera, però Sì, l'altro giorno pre-lockdown. progettavi le città in fila e poi vabbè, si vede che il lockdown fa degli effetti, come Esatto. dire, ha degli effetti terapeutici. Però anche lì è stato avanguardista, perché se non sbaglio ha inaugurato quella mostra tipo un mese prima che scoppiasse la pandemia su tutto il mondo. Comunque non mi ricordo dove avevo scritto che in effetti, effettivamente, secondo me ci sono state due fasi di postmoderno, una molto gentile, che è benissimo rappresentata da portoghesi, no? Proprio di signorile, diciamo, di Lo buona posso famiglia, dire e una perché cattiva, proprio maleducata, che è stato il vabbè, decostruttivismo. ma portoghesi deriva dal barocco, non Eh dimentichiamocelo. beh, certo. Non c'è È una dubbio. radice importante quella lì, è una radice Beh, molto importante. certo. No, volevo Infatti era il chiedervi. postmoderno Sì. storicizzato, no? Era il postmoderno che Io sono più rimandava. preoccupato del postmoderno alla Cervellati, capisci? Quelle situazioni Allora, in cui. vi devo interrompere perché abbiamo sul nostro Instagram una ospite d'eccezione, Cecilia Anselmi, che ci sta seguendo e non ascolta perché è difficile ascoltare la discussione su Facebook. Quindi Cecilia, dirottati su Facebook e segui la Ciao nostra Cecilia. diretta su Facebook, che adesso parliamo anche di te, parliamo anche di te. Abbiamo parlato di barocco, abbiamo parlato di qualcosa di questo tipo, forse qualche commento ce lo puoi fare. Dai, Ceci, facci qualche commento che ti mettiamo in mezzo. Volevo però farvi una domanda a tutte e due. Io vivo per la mia più specifica cultura, invece, questa cosa del radicale, a parte queste scemenze che ho scritto come fossero in realtà affermazioni, ma in realtà sono domande, questa cosa è radicale essenziale, radice semplice, controversa, eccetera. Vivo il radicalismo anche come una sorta di affermazione di linguaggi che non sono specifici e propri del costruire. Quindi mi piace questa idea del radicale che ha sdoganato un po' questa attività performativa, che non è ovviamente proprio dell'architettura, anche se devo dire che questa contraddizione, questa aporia diciamo, con la performance, qualcosa che è più leggero e immediato, risiede nelle discussioni del moderno. Se uno considera e fa dei confronti tra il movimento moderno e poi alcune esperienze che sono state fatte di lato, esiste effettivamente una contraddizione tra qualcosa che è stabile, costruito, immobile, statico, eccetera, e tutto quello che invece è intorno e che abbraccia pure la comunicazione. Quindi mi piace un po' ricordare che appunto radicale pure è stato questo personaggio che io amo moltissimo, questo Giuseppe Chiari, che ovviamente ci proietta in una dimensione che è veramente strana. Strana perché lui interpreta il suo messaggio veramente in maniera molto originale. Lui suona la città. Io credo che questo sia un lascito fondamentale, cioè considera la città come un luogo in cui esprimersi. E questa è una posizione veramente molto interessante. Dice che anche chi suona la città, chi con un legnetto va in giro e batte sui muri o per strada e crea una sonorità,
è una persona che sta cambiando il mondo e sta facendo qualcosa di diverso. Ecco, io mi chiedo se, per esempio, anche questa idea di trovare nel radicale qualcosa che sposta l'attenzione dalla differenziazione tra ciò che è fermo, statico, costruito, architettura e quello che invece è un altro linguaggio non sia un lascito interessante, perché veramente tutto quello che facciamo come architetti in questo momento riguarda anche moltissimo, lo sappiamo, la comunicazione. E che vuol dire che se facciamo comunicazione non siamo architetti? Questa, secondo me, è una cosa fondamentale che vivo sulla mia pelle, appunto. Appunto, ce lo diciamo spesso con Mattia, che molto spesso siamo mancanti di, come dire, possibilità pratiche di costruire. Ma se rappresentiamo o comunichiamo, non siamo architetti? E non è quello un senso dell'architettura contemporanea fondamentale che deriva, per esempio, da un Piranesi che ha costruito pochissimo e invece ha comunicato tanto? Era Cosa vuoi? postmoderno, Piranesi. Che bella domanda, può essere. Che domande fai, Daniele? Cioè, è proprio con me che sono architetto, ma non architetto, quindi posso essere completamente d'accordo con quello che dici. Chiari è stato sicuramente un artista geniale, perché è stato un grande compositore e a mio avviso non ha nulla da invidiare a John Cage, ecco. È stato un protagonista, un coprotagonista dell'avanguardia architettonica, anche perché comunque era di base a Firenze e ha partecipato anche a Campo Urbano nel 69, che ha fatto suonare la città. E quindi, tra l'altro, anche quello che hai messo, che hai postato oggi, quelle scritte, è molto, molto interessante. Poi perché, appunto, c'è tutto un tema della performance, c'era il legame anche con gli UFO, con Pettena, insomma. Questo, ritornando anche al discorso, c'è Mattia sul modernismo, leggendo un bellissimo libro di Michael Kirby che si chiama Happening, che stranamente una casa editrice italiana lo ha pubblicato un anno o 2 anni dopo la versione in lingua originale, che è De Donato di Bari. Kirby fa riferimento al teatro totale di Gropius, quindi parliamo del Bauhaus, e si parla del Merzbau di Kurt Schwitters e della nascita dell'Happening come un momento teatrale, da cui poi lui trae spunto per poi parlare di Allan Capro. E quindi e questo libro me l'ha consigliato la Pobinazzi degli UFO, mi ha detto: no, devi leggere questo. E di lì capisci tutto, capisci perché gli UFO usano un certo modo di relazionarsi con lo spazio pubblico, di scagliare i gonfiabili contro il battistero e il Duomo di Firenze. Cioè, e questo è stato il mio interesse verso i radicali, cioè di usare la piazza come uno spazio di espressione politica. Politica non partitica, intendiamoci, politica proprio di un pensiero politico, attraverso appunto il gonfiabile, attraverso gli urboeffimeri. A Firenze come a San Giovanni Valdarno. Cioè, ma vi immaginate voi una roba come è successa a San Giovanni Valdarno nel 68 per un premio tradizionale di pittura? Non lo so, è come se noi dicessimo il Festival di Sanremo e poi invece spariamo una roba, non so, di musica elettronica o di trap o in contrasto, che fa più rumore di quelli che vanno a cantare la canzone mielosa in stile Sanremo. Cioè, con l'assalto all'eroe, non so se avete mai letto un po' il programma di quello che gli UFO fecero quella sera dell'estate del 68, nella piazza di San Giovanni Valdarno c'era la statua di Garibaldi con Anita, e loro hanno fatto tutta la storia dei polli venusiani, di polistirolo che calavano dalla torre civica, e poi c'è stato, ovviamente, poi lanciavano anche i polli veri, poi alla fine è successo un di tutto, perché mi raccontava Binazzi, mi raccontava anche Pettena, che era, diciamo, spettatore, che loro hanno prodotto in modalità carnevale di Viareggio una Anita Garibaldi di cartapesta, no? Che hanno messo vicino all'eroe nazionale, al che evidentemente i valdarnesi non hanno preso bene, ed è scoppiata una sorta di rissa, no, su questo, con tanto di strascico politico, di missioni, convocazione di una riunione a cui partecipò anche Umberto Eco in Salvataggio degli UFO. Insomma, cioè, dico che l'essere radicale significa anche
rompere, quindi diseducare la massa in funzione di un'educazione diversa, che non necessariamente perché io non progetto architetture, non sono architetto, perché ogni cosa che faccio, ogni ricerca che faccio, alla base ha un progetto, che è un progetto di ricerca che nasce da una mia esigenza e questo vale anche per voi, no? Vale per te, Daniele, quando fai il lavoro con i tuoi studenti e vale anche per Mattia quando fa le sue cose. Quindi io su questo sono molto, cioè, forse perché in un'università di provincia come era la Genova degli anni, della fine degli anni Ottanta, mi è sempre piaciuta l'idea proprio della commistione, della multidisciplinarietà. E quindi in questa idea, secondo me, il Bauhaus è il faro, no? Sì. Esatto, allora volevo chiedere a Mattia un attimo, siccome c'era Cecilia che ci chiedeva dove potesse seguirci, eccetera, magari può anche intervenire se vuole, ma come si può fare? La devi invitare tu, Cecilia Anselmi? Sì, la invito nella stanza, lei però deve andare su Facebook. Le ho scritto, se c'ha voglia, magari la salutiamo, ci dice qualche cosa, sarebbe una Volentieri. prova per vedere come funziona questa. Spero di sì, spero che ci abbia voglia perché secondo me sarebbe un esperimento semplice. Vediamo che succede. Dille che le mando via Messenger, il link e lei tramite quello ci chiede la richiesta e poi noi l'accediamo. E intanto mi piacerebbe risponderti anche a te, cioè alla domanda che facevi, perché secondo me quella un po' viene verso di me, cioè nel senso, a mio avviso, quando parliamo di comunicazione, inevitabilmente apriamo da morire, cioè che è un problema degli architetti la comunicazione, un problema del vivere, cioè o nella società contemporanea la comunicazione. Allora è vero sì che c'è chi continua a fare resistenza alla comunicazione in forme ostraciste, diciamo, molto temerarie anche, e chi invece, diciamo, ormai ne fa uso personale, creativo, diversificato, critico, ma comunque partecipando, eccetera, eccetera. Però appunto questo è un discorso, secondo me, che coinvolge proprio tutti noi perché viviamo in questo particolare momento. Cioè, e per quello dico, cioè, il problema del postmoderno è innato con il problema della comunicazione. Allora è fuori di dubbio che tutti possiamo inevitabilmente esprimerci attraverso la comunicazione al col tempo di un incarico professionale X, qualsiasi sia il nostro mestiere. Cioè, paradossalmente, chi fa opposizione alla comunicazione sta usando la comunicazione, perché fare opposizione alla comunicazione è talmente una cosa forte, un messaggio talmente forte che in qualche modo è un modo di tenerne particolarmente conto, no? Di dargli particolarmente importanza. Rispetto quindi a questo, io continuo a sostenere la battaglia, come sai, ne abbiamo, in realtà Emanuele nella prima puntata, nella puntata zero, diciamo, parlavamo proprio invece della rappresentazione. Io continuo, te lo scrivevo anche, non so se ieri sera o stamattina, cioè ho questa fissazione sui meme che poi erano la mia scappatoia dal render, cioè nel senso il meme oggi è uno strumento di comunicazione vero e proprio che nella sua volgarità, sinteticità, stupidaggine, eccetera, eccetera, in realtà a mio avviso è lo strumento più potente che esiste al momento perché è una sorta di linguaggio, riesce a fare la sintesi e siccome appunto nella teoria dei meme, se io mando in giro un messaggio, un pensiero attraverso appunto un'iconografia come un meme, quello poi arriva e c'è un recettore, lo dicevamo ieri presentando, vedo che c'è Piero il suo libro, cioè se oggi noi dovessimo fare la storiografia, e questo torniamo anche al discorso che facevamo Daniele prima noi, se noi dovessimo fare la storiografia della storia culturale da quando è nato internet, ci vorrebbe, credo, tutta l'esistenza umana per decodificare tutto quello che è stato trasmesso, recepito, ritrasmesso, rigenerato, copiato, rincollato. No, non ci rendiamo conto, viviamo in un'accelerazione dei processi
come che prima avvenivano con tempi infinitamente più lunghi, che è una roba incredibile, sta stravolgendo tutto il nostro modo di approcciare appunto a una storicizzazione fatta, no, secondo certi determinati crismi. Adesso sarebbe impossibile, perché veramente tu ci avresti tutto, perché è tutto registrato, è tutto, ma non hai la possibilità, il tempo materiale per andare a fare davvero quel lavoro certosino di ricerca di tutte le trasmissioni in diretta come stiamo facendo noi, dei commenti, le note e i tweet e le cose. Insomma, è una roba che veramente questo Enciclopedia. stravolgerà. Ma sì, ma appunto che Wikipedia a confronto è bignami. Però posso dire una cosa, cioè noi veniamo dalla carta, cioè, il nostro sguardo di uso della rete, delle nuove tecnologie digitali è mediato dal fatto che noi siamo nati cartacei e quindi abbiamo ancora una capacità di discernimento, non so come dire, rispetto al nativo digitale. Cioè, io l'ho visto anche sulle ricerche sull'architettura radicale, che spesso ricevo delle email in cui mi chiedono delle informazioni, ma io non c'avevo nessuno che mi dava informazioni, io me le sono dovute cercare sui libri, poi cercando i nomi degli architetti sulle pagine bianche, telefonando, facendomi aiutare da Giovanni Bartolozzi, che all'epoca era studente a Firenze, era un animatore dell'attività degli studenti in facoltà, però appunto noi veniamo dalla carta, ci Lo piacciono i so, insomma, noi libri. siamo anziani, Sì, siamo Emanuele, noi anziani, siamo no, già anziani. certo che siamo anziani, però questo per dire che venendo dalla carta e dalla ricerca sul campo, alla fine hai molti più strumenti che a seconda del livello di difficoltà nella ricerca. Li usi, no? Come delle tools, no? Per ritornare a Global Tools, ecco. Sì. Sì, Allora. no, ma il problema su questo non è indiscutibile, cioè la fatica che si doveva fare su questo. Mattia. Il problema è che questo processo qui sta scardinando, scusami, finisco, sta scardinando una modalità di fare storicizzazione o pensiero critico, perché oggi come oggi tu lo fai in tempo reale e in realtà la verità è che tu ti crei la tua personale storia, poi ovviamente devi essere convincente, che nulla toglierà il fatto che certi non convincono e certi convincono. La qualità ovviamente è un altro paio di maniche. Però tu potrai ricostruire la tua personale storia, la tua personale Wikipedia, appunto. Vivremo in un mondo di ognuno si fa il proprio personale percorso, anche storico, con una facilità che la tecnologia in questo caso permette e che noi invece appunto non c'era data, come giustamente dici tu, non era pensabile una cosa del genere. Ma dico banalmente, anche quando abbiamo fondato Arcfoto nel 2001-2002, che esisteva già Arkit, esisteva già Europa Concorsi, alla fine dovevi lavorare in modo archeologico, che oggi uno che mi viene a parlare di fare un sito web che si lamenta, cioè, cioè non è possibile, perché noi avevamo Dreamweaver, ragazzi, vi ricordate Dreamweaver? No, ti passate a costruire siti web. Questa è una cosa buffa. Credo che il mio primo successo, come dire, nella cerchia universitaria è stata quando ho vinto un bando per fare il sito degli studenti di architettura nel 1999, Roma 3. C'era questo bando, dice, bisogna dotarsi di un sito internet. È stata un'esperienza fantastica. Sapete che volevo dire però? Perché siccome siamo passati veramente, abbiamo toccato una serie di argomenti, questa continuità tra digitale e analogico e i nativi digitali, secondo me è una tematica molto importante. Io la vivo sulla mia pelle tutti i giorni, perché sia con i ragazzi delle scuole medie che poi con quelli dello IED e dell'università è uguale, non c'è differenza perché sostanzialmente fanno parte tutti da 10, 6 a 20 anni a un mondo che conosce molto molto poco questa realtà che dici tu. Però la capacità che hanno di passare da un mondo all'altro e comunque di switchare è pazzesca. Allora, no, non voglio dire il digitale analogico perché mi interessa poco, però ecco, questa
Questo continuo passaggio da un mondo all'altro, secondo me, sarebbe da indagare. Non è male come parola chiave o come ragionamento, sai, Mattia? Ci dovremmo pensare come rilancio di Sì. una tematica. Cioè, scusate, siccome Cecilia mi dice che non ci trova su Facebook, ma gli Io le ho mandami il link. mandato un messaggio su Messenger con il link. Guarda, devi seguire, Cecilia, il link che ti ha mandato Mattia. Tu clicchi sopra e entri nella Tramite stanza e chiacchieri con noi. Messenger. Secondo me, su Messenger te l'ha spedito. Perché io Sì, faccio su Messenger. difficoltà a metterlo adesso su. Se no, tu gliela possiamo mandare su WhatsApp, per esempio? Sì, credo di sì. Mo ce l'ho Mandamelo a chiuso. me su WhatsApp e glielo rigiro io. No, e non è quello il problema, c'ho WhatsApp chiuso. Aspetta. Intanto leggo un commento, c'è Tommaso Brasiliano, tra l'altro è presidente di AR Edizioni, la casa editrice dell'Ordine, che ci sta seguendo, che saluto, e ci scrive: Ciao. credo comunque che le diverse visioni e giudizi in merito al postmoderno sono filtrate dal dato anagrafico di ognuno di noi, riferendomi con ciò, ecco Cecilia, alla personale formazione universitaria. Ciao Cecilia! Ciao, ti Ciao, appena ciao! metto su Facebook. Ciao. Il postmodernismo di Stirling è profondamente diverso da quello di Portoghesi e molti di noi guardavano anche Ridolfi, che non a caso fu inserito nella Biennale del 1980. Grazie Tommaso. Cecilia, come stai? Io bene, voi? Vi sento carichissimi proprio, state a A 2000. 2000. Perché a 2000? Scusa, ma noi siamo così normalmente nella natura, non ci conosci? Scusa, Appunto. forse facessimo qualcosa di diverso rispetto. Comunque c'hai degli Ma è un occhiali po' che bellissimi. non vi vedo, è un po' che non vi Continuiamo vedo. a non vederci perché insomma troviamo questi sistemi alternativi, che però già è Esatto. una cosa. Senti, Cecilia, tu. Senti, non ho se mi sono persa un po' di cose, ho seguito a sprazzi perché vi cercavo su Facebook, quindi Ma tu sei riassumetemi un po' le cose radicale? Ma tu che sei radicale o no? Tu sei radicale o no? La domanda è questa, in sintesi, Non tu del sei tutto, radicale? anche se non si può essere radicali in parte, mi rendo conto. Non quanto voi, sicuramente. Abbiamo Però è una figura interessante copiato. il radicale ambiguo. Potrebbe essere una modalità nuova. Una nuova modalità, esatto. Sperimentiamo anche questa. Eh sì. Senti, riassumetemi allora. Ma guarda, oddio, è Allora, guarda, difficile. ti Di che riassumo stavate io. parlando? Di che si parla? Vai, Di Daniele. Io, ti riassumo io. Siccome non ci abbiamo niente da fare, io e Mattia, che c'è il lockdown, ci siamo inventati queste chiacchiere del venerdì pomeriggio, che sei cotto della settimana, dici che fai? Porca miseria, alle 5 mi devo incontrare con Mattia e devo inventarmi qualcosa. Allora, oggi ci siamo inventati come parola chiave questa cosa del radicalismo, perché era venuta fuori appunto da una cosa che sicuramente ti interessa, dalla discussione precedente sulla diseducazione. Allora io ti penso sempre, quando faccio le mie cose a scuola, dico chissà Cecilia che ne pensa, perché condividiamo se non altro quest'idea dell'educazione di base, Esatto. delle metodologie che mi piace sempre molto condividere, perché è un punto di partenza di ripensare in maniera essenziale il nostro ruolo nel mondo, sia come educatori che come. Allora, niente, abbiamo deciso di fare questa puntata. Abbiamo invitato Emanuele, un po' perché lui è persona estremamente informata sui fatti, ma anche perché insomma ci può offrire un momento di conversazione sensata su questa tematica. Quindi, non so, se facciamo questi incontri, ci piace, se qualcuno vuole intervenire e dire qualche cosa, chiacchierare un po' liberamente a ruota libera. Non stiamo facendo una conferenza, non è un incontro tra amici, pubblico sicuramente, e anche su Instagram, insomma, per chi ci segue. Però è un modo per stare in contatto, rivederci, insomma, uno non parla mai, quindi se No, è adoperiamo questo sistema. molto, molto carina e intelligente, ma vi chiedo, cioè, i radicalismi sono, cioè, è un tema che vi siete assegnati per oggi oppure è un filo conduttore che porterete avanti Solo per oggi. nelle varie puntate? Di oggi, è Ah, solo per ok. oggi. Ok, benissimo. E la diretta è su Instagram, E invece su su Facebook Facebook c'è questa stanza. è sempre No, no, ah, è sei in anche su diretta. Facebook. Ah, sono in diretta, però io non vi ho trovato direttamente su Facebook, quindi bisogna essere invitati. No, no, no,
credo che vada sul mio profilo, credo che sì, però sì, è il pubblico sul mio profilo su Facebook, invece è sul profilo di Daniele Poi su impariamo. La Instagram. prossima volta facciamo una cosa fighissima, sia su YouTube, visibile a Ma io sono tutto il contrario, mondo. E lo sai. No, allora, infatti, lo so che è per questo io lo perché faccio. qua, no, ma allora facciamo una cosa, mettiamo al corrente anche i nostri amici. Cioè, c'è una grossa disamina. Io sono contrario a tu che è tipicamente. Ah, ma tra l'altro mi riallaccio al radicalismo. Io odio il fatto che vorrei che si facesse chiarezza che radicale comprende Natalini quando fa le architetture, quando fa l'architetto e non fa solo il comunicatore. E su questo, Emanuele, tu sarai d'accordissimo nella tua schiettezza. Fa chiarezza storiografica su che cos'è la radicalità, il radicalismo. Se invece radicale è soltanto il confezionamento di una roba fighetta che è mercantile e facilmente vendibile e spendibile con le mostre, le cosette così, non, il contributo è Lo poco, sai, è. Mattia, che poi c'è stato il grande rinnego, no, da parte di Natalini, poi ha rinnegato, Ha poi rinnegato è il rinnegabile, ritornato, diciamo. cioè. E allora. Allora, in questo stesso senso, no, Cecilia, mi riallaccio al discorso di prima, cioè io odio l'imposizione tipicamente social che devi mettere tutto a postino. Io la soffro terribilmente, fisicamente, proprio una roba che mi dà fastidio. Ovviamente uso i social, non sono contro, li critico, eccetera, e tutto. Però in questo, e appunto con Daniele abbiamo un conflitto nella Ma gestione, no, no. tra virgolette, nella gestione di queste cose. Cioè, a me mi piace molto questa spontaneità, anche casareccia, con cui appunto uno accende, fa, prende, si connette, parla, però sta in pubblico, no? Dall'altra, e tendo però a evitare tutta una roba invece super impostata, costruita, pianificata per bene, eccetera, eccetera. Giusto, Daniele? No, no, ma guarda, Cecilia, scusa, ti coinvolgo, siccome poi ci chiediamo Scusa. un po' le cose che facciamo. Tu, mi ricordo che qualche tempo fa ho a imparare a usare Instagram, guardando il tuo profilo, allora ho chattato qualche volta e ho detto, ma mi piace molto, perché Cecilia faceva, e credo che faccia ancora, questi esperimenti per cui spezza e in qualche maniera piega alla sua necessità espressiva questo strumento, quindi ne inventa una dietro l'altra, appunto per assemblare queste sue Personalizzare. indicazioni. Ma io, nella mia ingenuità, appunto, guardavo le cose che facevi perché probabilmente eri l'unico mio contatto che le faceva, però mi ha molto colpito e va nella direzione che dice Mattia. Io sono così, quando ho la tecnologia non mi lascio tendenzialmente manipolare, ma cerco di capire dov'è che c'è la gabola e ci metto proprio il dito e esploro là intorno. Quindi, secondo me, tu sei un personaggio che può dire molto su questo. Sì, io utilizzo i social come strumento, meglio strumento comunicativo delle cose che faccio, ma insomma non tutto quello che faccio, alcune cose legate all'immagine, alla ricerca sull'immagine. Più Instagram che Facebook, devo dire, Facebook mi annoia molto e non riesco a trovare un mio modo di comunicare su Facebook le cose che faccio per quanto riguarda le immagini, la ricerca sulle immagini. Facebook è così, una rassegna selezionata e filtrata dall'algoritmo di tutta una serie di cose, un grande minestrone, devo dire, molto, molto, che mi annoia molto, per cui ci sto il meno possibile. Quel poco che vedo. Non mi interessa e quindi poi me ne scappo subito, a meno che non trovo qualcosa di interessante appunto che mi incuriosisca. Mentre invece Instagram ha questa interfaccia strutturato a griglia, molto basico, molto elementare, appunto, che trovo funzionale a comunicare alcune cose. Quindi ogni tanto così dedico del mio tempo a frammentare le cose che faccio e a ri e a ripostarle, a pubblicarle attraverso quel filtro, ma appunto, ripeto, potrebbe essere anche un altro. Non sono frammenti, quindi è veramente una percentuale minima di cose, delle cose che faccio.
molto, molto, molto minima delle cose che faccio. Quando riesco a dedicarmici, posto qualcosa e quindi poi mi diverto a frammentarla in quel modo lì, come tu lo vedi, come tu hai avuto modo di apprezzarlo. Ma insomma, non c'è molto più di questo, devo dire. Anzi, tra l'altro, ultimamente sto postando sempre meno perché Vada. non, a parte che non ho il tempo per farlo, ma poi mi cominciano seriamente ad annoiare questi social. Non so. Certo. Anzi, ti devo dire, ho scoperto il mondo delle storie. Le storie sono più interessanti adesso. Adesso sto Adesso impazzendo con le storie. ti seguo sulle storie così ti copio. Perché mi piace questa cosa che durano 24 ore, capito? Cioè, che sono totalmente effimere. Invece la memoria, il fatto di avere la memoria e tutto quello che possi non mi convince. Condividono. Questo anche a me non mi piace. Infatti io le cancello le immagini su Instagram. Cancello sempre. Forse comincerò anch'io a cancellarle, non lo so. Io ho Ma lasciato un po' perché tutto, ho cancellato pure Instagram, no, Facebook. ma secondo me c'hai ragione, cioè Instagram è più diretto, è mordi e fuggi in qualche Sì. modo, no? E quindi sì, è vero. Vabbè, questa è stata una digressione, in realtà parlavamo di Sì. radicali, però anche quello è un modo di essere radicali, in fondo, non so. L'utilizzo Sì, dei social. certo. Ma che fai in questo, di che ti stai occupando, Cecilia, in questo momento? Che fai di Io in questo bello? momento insegno e Vabbè. basta. Faccio molto E poco basta, e l'interior basta. designer e Non dire basta. insegno. Non dire basta, insegni e basta. Insegno, è un privilegio, cazzo. Forza, diamo dignità. Insegno come te, caro. Insegno come te, caro. Esatto. Alla scuola pubblica italiana e in un'accademia privata. Bene. Mi divido tra questi due mondi, che sono due estremi, se vuoi, no? Tu lo sai bene. Lo so bene, sì. La mattina sono in Esatto, trincea. militanti, militanti a cambiare il mondo, a cambiare il mondo. Radicalissimi. Radicalissimi. Esatto. Su Va questo sì, bene. su questo sono molto Eh beh, certo. radicale. Sì, diciamo di sì. E Allora, avere a che Mattia. fare, devo dire, con quella fascia d'età è incredibile, un'esperienza straordinaria. Devo dire, ammiro tantissimo Mancini perché riesce a fare delle cose straordinarie. Performative, come dice Mattia. Mattia mi ha colpito un giorno di questi che mi ha detto, dice, tu mi ha presentato in un consesso di persone intelligentissime, dice, poi c'è il mio amico Mancini che è un architetto performativo, ha detto una cosa del genere. Ci ho riflettuto un po', ho detto, ma che vuoi dire? Insomma, sono dovuto andare a guardare tutte le cose che ho fatto quando ero piccolo per capire E te com'è ci che sei però ritrovato? mi ci sono ritrovato, performativo. Va bene. Ragazzi, allora io vorrei tirare fuori però la parola per la prossima settimana. Dai. Sarebbe bello, ci piacerebbe sempre lasciarci così. Che ci suggerite voi? Quando? Futuro. Concordo. Futuro. Benissimo, Brava. bello. Allora, parliamo del futuro, dai. Poi Mattia lo rende più postmoderno come parola. Magari un po' l'espressione postmoderno. Intonata lì, Ritorno al ma non lo posso futuro, sentire, ritorno al però. futuro, appunto, più Ah, postmoderno così, potremmo titolarlo ritorno al proprio così. futuro, bellissimo. Dai, ma adesso mi fate un sorriso tutti quanti e faccio uno screenshot così lo posto su Instagram. Fatemi Ah, un bello. sorriso, un bello sguardo. Oh. Voilà, fatto, ottimo. Va bene. Ma chi ci sta seguendo? Ma ci sta seguendo Ma non qualcuno so, io in sì. tutto questo? Mi ha Allora, seguito saluto qualcuno? Piero Meogrossi, che vedo che ci ha scritto e giustamente ci ha ricordato di Lebeus Woods Ah, con bello. Radicalismo dei limiti di forza. Certo, vero. Per forza. Se, non so se Tommaso è ancora con noi, Tommaso Brasiliano, che lo saluto. E poi io ci sei, non so, tu chi c'hai? Ci ha messo like Elisabetta, che è stata una studentessa sia Ah, che mia che di grande Elisabetta. Daniele. Sì.
E poi Guarda, salutiamo. sai come funziona? Che di persone ne seguono tendenzialmente pochine, su Instagram un po' di più, In però diretta. poi, siccome rimane, le persone vanno un po' a guardare, magari non tutta la chiacchierata, guarderanno l'inizio, eccetera. Però insomma, scaldiamo i motori. Secondo me adesso impariamo a renderlo un pochettino più. Beh, Sì, credo che sia certo. accessibilissimo così, però facciamo qualche esperimento. Vediamo se riusciamo Sì, a perché cogliere. rimane, diciamo che il video, l'intervento rimane, poi ognuno se lo guarda quando è più Beh, comodo. Ecco, ma l'iniziativa è sul fondo. encomiabile comunque. Beh, ma guarda, veramente un po' stimolati che ne vedi tantissime, no? Di questi webinar, eventi online, eccetera, eccetera. Un po' però con uno spirito diverso, cioè nel senso, nella sofferenza di questa crisi sanitaria, della pandemia. E santo Dio, almeno facciamoci due chiacchiere attraverso questi mezzi, questi strumenti tecnologici che ci possono permettere. E appunto, Daniele è sempre un compagno di sperimentazioni assoluto, fertili. Esatto. Bravo Daniele. Quindi no. Viva! Ah, Bene, quindi è finito? se voi vogliamo E quindi ci continuare, salutiamo. guarda, io mi aspetta mia moglie, figlio 15enne, quello 9enne, cioè io qui c'ho Bene, una, adesso. sto scendo a casa, qui mi massacrano, quindi possiamo pure continuare tranquilli. C'è un momento, un intervento importantissimo a cui devi assistere e quindi Esatto, non ti è può. fondamentale. Ma senti, scusa, mi sono sbagliato, ma Bruno Darò è intervenuto, ha fatto qualche commento. Eccolo, c'è su Instagram, Radica and Postmodern sono pop art e new data. Questo è il commento di Bruno Darò. Io Molto merito suo, le vero, commenti. vero, vero. Lo ridico bene. Radical and Postmodern sono pop art e new data. Ci sembra un Assolutamente. molto pertinente. Piace questa cosa che le persone intervengono. Ma tu, questo Bruno Darò non possiamo invitarlo su Facebook e farlo intervenire? No, Non c'è su Facebook. perché proprio c'è appunto una posizione radicale a non voler usare questo social media che è così È noioso. ancora più radicale di Esatto. Cecilia, lui solo Instagram. Comunque, Solo Cecilia c'ha Instagram. ragione. Da quando sto su Facebook, ho postato due cose per farti contento. Facebook è uno strumento di distrazione di massa, cioè mi arrivano 8.000 notifiche di cose inutili. Cioè, io avevo lasciato Facebook da 3 anni e ero felice. Da ieri, l'altro ieri, è un inferno proprio, è un inferno proprio. Disastro. Colpa di Mattia. Sì, esatto. No, non mi Vabbè, piace più. ma Facebook è dei Testo. vecchi, si sa questa cosa, i giovani lo Sì. dicono. I miei figli mi snobbano. Quindi passiamo a TikTok. Esatto. Esatto, io sono pronto per i balletti. Allora, ci Vai, vai. incontriamo, Mattia, facciamo un TikTok io e te, eh? Poi lo mandiamo al presidente dell'ordine. Lo mando io. Mangiorno. A Mangione, cioè, guarda, o fa pure lui TikTok oppure ti Flavio licenzia. Cioè. ha una grande presenza, quindi secondo me ci sbaraglia se si mette a fare TikTok, non ce n'è per nessuno. Ecco, Bruno dice come Cecilia preferisco Instagram. Giusto, è vero. Le stories su Instagram. Storie su Instagram, ragazzi. Vabbè. Poi Molto meglio. abbiamo Emanuele che insomma è tutto un Posso sistema diverso. suggerire, Elisabetta ci scrive un messaggio, brava, grazie. Elisabetta, dobbiamo farla Ma intervenire pure la prossima volta, Daniele, lei, perché se vuole, ci saluta. posso suggerire passaggio come prossima parola, passare attraverso il futuro. Bello. 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 Emanuele, che dici? Dai, coinvolgiamo Elisabetta. Dille di intervenire la prossima volta che si Questa prepara volta Elisabetta qualcosa, chiacchieriamo. deve intervenire. Adesso glielo scrivo. Va bene, ragazzi. Grazie. Io Bene, è stato bello. grazie mille. Grazie È un piacere di vederci. avermi ospitato all'ultimo minuto. Bene, Non ho facciamo una avuto grandi cose da dire. organizzata per bene. Ma sì, certo, esatto. Mi farebbe piacere. Complimenti. Bravi.
Ciao a tutti, ragazzi. Grazie, ragazzi. Sì. Manuel, wow, grazie mille. A voi, a voi. Wild Radio, stay wild, stay cool. Ciao. 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 Ciao.